Buongiorno dal telegiornale scientifico. Una tre giorni un po' particolare, migliaia di persone da tutta Europa si sono ritrovate a Comacchio, provincia di Ferrara, col naso al cielo a guardare il volo degli uccelli. La fiera internazionale di bird watching ha solide radici scientifiche, si osservano il volo, si osserva il piumaggio, si osservano anche le caratteristiche degli esemplari, ma intanto si impara anche a rispettare questi abitanti del cielo. È in quel mix di terre e di valli d'acqua, di canali con i loro argini ed è dove la pianura coltivata incontra alberi e foreste che incontriamo la più ampia e ricca biodiversità delle nostre latitudini. In Italia tale giardino del paradiso, dove si incontrano le più diverse specie di uccelli che sfiorano a loro volta il regno della vita sottomarina, è il Delta del Po. Paradiso per gli uccelli, ma anche dei bird watchers, quella popolazione di amanti della natura che silenziosamente accorrono a cercare gli uccelli, dai più comuni, i più grandi e visibili, fino alle rarità del tutto esclusive. Le valli di Comacchio sono uno di questi paradisi ambientali. Ed è qui gran colpo di fortuna, accompagnata dalla prontezza dell'operatore, che catturiamo l'immagine della spatola africana, ripresa che ha fatto felici i birdwatchers della postazione di Valle Mandriola. Spatola africana! La spatola africana è lì appoggiata! Incontri come questo sono il pretesto per considerazioni scientifiche ambientali. Come è arrivata fin da queste parti, dato che la si è vista così raramente? Dal margine di una valle alla foresta allagata di punte alberete. Un percorso su questo sentiero di 4 chilometri, dove incontriamo il coro degli uccelli. Il birdwatching non è solo osservare gli uccelli, ma è anche ascoltarli. E in un posto come questo, infatti ci troviamo nella foresta allagata di Punte Alberete, lo sguardo non può spaziare a grande distanza come per esempio in una palude, per cui gli uccelli stanno sugli alberi, nei cespugli, come l'usignolo che sta cantando vicino a noi, o come la capinera che invece preferisce stare sulla sommità dei salici. E incontriamo lumachine e fioriscono proprio in questi giorni gli iris. Nella foresta allagata non si fa solo del birdwatching. Punte Alberete infatti si presta a un'osservazione di biowatching, mondo degli uccelli ma anche delle piante, delle farfalle, degli insetti. Attorno a Comacchio, senza contare le zone umide a nord, sul versante veneto del delta si estendono 11.000 ettari di complessi lagunari collegati da una rete di placidi canali. In campo aperto, un gruppo di birdwatchers di Torino punta il cannocchiale sui cavalieri d'Italia. Ma in queste pianure abitano circa 350 specie, più ancora che in Camargue, delta del Rodano. Si trovano qui, nelle valli e lagune di Comacchio, gli aironi, i gabbiani corallini, comuni, reali, le sterne. All'Università dei Birdwatchers di Comacchio, l'Expo Delta, gli iniziati si scambiano informazioni ed esperienze, ma il gran pubblico impara che cos'è il birdwatching. Intanto è sapere, conoscere, dunque manuali, riviste, ma tecnologie anche, dunque binocoli per un campo visivo più ampio e cannocchiali e lezioni anche per i ragazzi. Quella è una penna, perché gli uccelli hanno sia le penne che le piume. Le penne servono per dare la direzione e il movimento, queste si chiamano remiganti, perché l'uccello quando vola fa questo movimento. E poi abbiamo invece le piume, e quelle danno sia l'isolamento termico sia anche l'impermeabilizzazione. Mentre seguiamo il volo di un gabbiano, ci avviciniamo all'argine dal quale ammiriamo una famiglia di fenicotteri rosa. Certo, un birdwatcher scatta anche fotografie, ma il messaggio non sta in una foto, ma in un dialogo con la natura, un'iniziazione che si fa con silenzi, libri e cannocchiale.